qualunque punto di vista di qualunque parente delle vittime. Tuttavia questi sono problemi che con la questione politica più generale si pongono in una relazione, diciamo, diversa. Nel senso che il problema del dolore è un problema che non si può risolvere sul terreno politico, il problema dei conflitti sociali si può risolvere sul terreno politico. Ecco, l'Italia che lei ritrova oggi è profondamente diversa dagli anni 70, c'è un sistema in crisi in questo momento? Non abbiamo fatto le foto, perché eravamo dall'altra parte. Ci sarà spazio per tutti, purché non si facciano dei problemi. Lucio, cosa pensa dei giudici di Mani Pulite? No, non penso nulla, non sono ancora in grado di pensare qualcosa sull'Italia di oggi, sono appena uscito da un carcere, dopo 18 anni e il mio sguardo sulla società è molto molto debole. E incapace di esprimere una valutazione seria. Quanto ha sofferto? Cosa le è mancato di più nei 18 anni di reclusione? Beh, sono troppe le cose che mancano in 18 anni di reclusione, però posso dire quello che ha avuto, una grande solidarietà da parte di molte persone. Lucio, non è un eufemismo parlare di comportamenti illegali? A proposito degli anni di più? Non è un eufemismo, perché quei comportamenti sul piano della legge sono illegali. In realtà è stato uno scontro armato. Cosa potranno uscire fuori delle verità sul caso Moro, sul caso Cirillo? Da parte della nostra storia non credo, perché tutte le cose che ci riguardano sono perfettamente chiare. Per quel che riguarda dei retroscena che riguardano il mondo, un mondo diverso da quello della mia storia, questo non lo so. Senta, in queste ore, in questi ultimi mesi, lei ha fatto una battaglia a favore degli immigrati, degli extracomunitari. Perché? Cosa ha trovato? Qual è il filo che lega la sua vecchia battaglia con questa a favore delle persone che vengono emarginate? Ma io non cercherei un filo di continuità, la vita è fatta anche di discontinuità. Io mi sono interessato degli immigrati perché il mio lavoro, la mia attività professionale mi porta ad occuparmi di difficoltà a vivere e di situazioni difficili in una società complessa. In questo senso sono stato interpellato per una ricerca e ho compiuto una ricerca che ho consegnato a chi me l'ha commissionata. Che situazione ha lasciato in carcere in questo momento? Ci sono delle proteste, c'è una situazione di sovraffollamento? Sì, in carcere non c'è una protesta, è stato posto da parte dei carcerati di Rebibbia, di San Vittore, di tutte le altre carceri un problema, è stato posto con molta compostezza, molto civilmente, è stato posto anche direttamente al ministro Conso, che è venuto nei giorni scorsi a Rebibbia a incontrarsi con i detenuti e credo abbia tratto un motivo di soddisfazione dal modo in cui sono stati sollevati i problemi. I problemi che sono stati posti sono legati al congelamento, sono legati al sovraffollamento. Sì. La legge Iervolino-Vassallo ha fatto raddoppiare i detenuti negli ultimi 2 anni. A voi da dentro non vi è risultato nulla di questa cosa, non avete notato una differenza? Io posso solo dirle che i detenuti sono aumentati, quali siano le cause di questo aumento è molto complesso, è molto difficile dirlo. Nel libro l'intervista con Scialoia, lei parla dell'omicidio Calabresi dicendo che è probabile che un braccio armato di lotta continua avesse avanzato la legge. No, io non dico questo. Il libro ce l'avete sotto gli occhi, potete leggerlo. Io non dico affatto che un braccio armato di lotta continua può aver fatto, non cito neppure lotta continua e non ho mai parlato di lotta continua in riferimento a Calabresi. Dico semplicemente che io sono una delle persone che negli anni di Calabresi ha scritto sui giornali che era sacrosanto esercitare una giustizia rivoluzionaria, intendendo con ciò quello che poi è successo. L'ho detto io, lo ha detto Oreste Scalzone, lo hanno detto moltissimi altri, anche di lotta continua, lo hanno detto gruppi anarchici, lo hanno detto praticamente tutti coloro che stavano in quella che allora si chiamava sinistra extraparlamentare.
Successivamente all'omicidio di Calabresi, noi abbiamo avuto alcuni nostri militanti che venivano ricercati per quell'omicidio, ed allora abbiamo cercato di capire, poiché non l'avevamo fatto noi, chi l'aveva fatto. Quello che ci è sembrato di capire in quegli anni è che qualche persona all'interno dell'area politica della sinistra extraparlamentare di quegli anni abbia interpretato i discorsi che si facevano un po' tutti come una legittimazione per compiere una certa azione, e quindi l'abbia fatta. È un'azione giustizialista che non è attribuibile a nessuna organizzazione specifica, per quel che ne so io, e io ho detto semplicemente questo. E l'incontro con Pietro Stefani, che vi proponeva di essere il braccio armato di lotta continua? L'incontro con Pietro Stefani riguarda un problema diverso, non è collocato intanto in questo contesto, è collocato nel contesto dei primissimi anni 70, in cui i comportamenti illegali nei quali anch'io mi muovevo, erano estremamente limitati. Per quel che ci riguarda erano piccolissime cose, come un incendio di un'auto, non cose d'altro genere. Nel quadro di questi comportamenti, che venivano rivendicati da moltissime sigle, organizzazioni, servizi d'ordine, eccetera, ci furono moltissimi incontri tra me, Toni Negri, tra me Scalzone, tra me e anche Pietro Stefani, voglio dire, perché era uno che allora si interessava di queste cose, non in una maniera particolare. In uno di questi incontri venne posto anche il problema del perché noi, piccolissimo gruppetto della sinistra extraparlamentare milanese, non ci mettessimo in relazione con un'organizzazione solida, organizzata, ben strutturata, con un giornale nazionale come era Lotta Continua, cosa che noi non accettammo. Non c'è quindi niente di particolare. Anche i politici inquisiti parlano di comportamenti illegali, non c'è un parallelismo che fa un po' pensare? Io sono un cittadino e quindi mi muovo all'interno o fuori della legge, cioè se lei non pensa che questa sia una categoria, dobbiamo usare categorie politiche o di un linguaggio rivoluzionario. Io preferisco usare delle categorie oggi del diritto. Certi comportamenti sono, certi reati, diciamo, sono considerati illegali da una da un codice, e quindi sono comportamenti illegali. Il giudizio su questi comportamenti io lo lascio a qualunque cittadino, cioè io il mio, ho cercato di esprimerlo nel libro che sta uscendo in questi giorni, e mi auguro che tutti gli altri cittadini in Italia esprimano il loro punto di vista, perché un passaggio a una fase nuova della vita di questo paese sarà possibile e si farà completamente proprio quando di queste cose se ne sarà parlato a lungo e senza reticenza. Voi dicevate colpire l'uomo per colpirne il ruolo, la funzione. Pensa che sia stato un comportamento giusto? Io penso che noi abbiamo detto tante cose, tante sciocchezze, tante cose che non sono sciocchezze. Abbiamo cercato di interpretare secondo dei modelli culturali di cui noi allora ci servivamo, quella che era una realtà di trasformazione come la realtà italiana. È indubbio che quei modelli culturali oggi si presentino piuttosto come modelli del Novecento che come modelli adeguati ad affrontare e a risolvere quei problemi. Sono modelli che nascevano dal primo Novecento, noi siamo stati dentro quella cultura e abbiamo detto cose che tantissimi quindi hanno detto in giro per il mondo e per l'Europa. A conti fatti e a esito delle cose, certamente quei modelli non erano adeguati. Ma ora com'è l'Italia che trova oggi? Vorrei saperglielo dire, io sono uscito dal carcere circa un'ora fa, sono 19 anni che sono, 18 anni che sono chiuso in alcune celle. Quindi dovremmo interrompere, perché ci sono gli altri di là che giustamente vorrebbero tornare. Un'ultima domanda. Casomai facciamo poi una seconda tornata per loro, la sala è questa, io purtroppo non dispongo ancora di locali più accoglienti. Ma come ha trovato l'Italia dopo 18 anni? Non l'ho trovata ancora, incontro voi e devo dire, ho incontrato i giornalisti, i fotografi fuori del carcere, sono state persone molto gentili, mi hanno fatto molte fotografie e li ringrazio tutti quanti. Ho incontrato alcuni cittadini che passando mi hanno riconosciuto e mi hanno salutato con cortesia e con simpatia, e anche questo mi ha fatto molto piacere. Incontro voi e finora non ho motivo di essere insoddisfatto di questo incontro. Scusi, tua madre in un'intervista oggi su Unità dice: mio figlio esce a testa alta.
ma io esco, ho cercato di rimanere più vicino possibile a me stesso e non credo che questo sia un motivo d'orgoglio particolare. Credo che la vita ci ponga ognuno il problema di come viverla. Io ho cercato di viverla rimanendo legato a me stesso e nelle discontinuità di questa mia storia. E ho cercato di non buttare via le discontinuità, perché quando una cosa viene fatta, è inutile dire che non la si è fatta. Io l'ho fatta, le cose che, per cui sono stato imputato, non tutte, sono stato anche incriminato di cose che non ho fatto, ma questo è un problema secondario. Le ho fatte e penso di poter oggi mettermi in discussione per ciò che ho fatto e presentare alla società italiana il problema di capire quello che ho fatto io, ma anche capire quello che hanno fatto tantissimi altri in questa società. Del crollo del sistema politica in Italia, cosa pensa? Non mi sono ancora fatto un'idea sul presente, perché le idee che si possono costruire in carcere su esperienze di vita sociale che non si vivono sono astratte, e allora ho preferito rimandare al momento in cui mi fosse stato possibile incontrarla questa società. Ma ha pensato di devolvere alle vittime del terrorismo parte dei suoi guadagni per i diritti d'autore del libro, per esempio? Io ho già dichiarato sia in sede legale che in sede giornalistica, perché sull'Espresso, che io non ho una lira, ma non ho nessuna difficoltà a risarcire i danni che per legge io devo risarcire. Curcio, qual è stato il momento più duro in carcere, i primi anni oppure questi ultimi in attesa di una possibile riforma? I primi anni, perché sono anni nei quali non si è preparati a vivere in ambienti molto ristretti, in tempi molto particolari e in condizioni molto molto particolari, e quindi bisogna ristrutturare l'intera propria capacità di sopravvivenza o di vita. Gli ultimi anni sono più facili, tutto sommato. In Italia moltissimi pensano che dietro alle Brigate Rosse ci fossero altre forze, servizi segreti, CIA, KGB. Che idea si è fatta lei? Ma l'idea che di misteri questo paese abbia quasi bisogno, nel senso che le Brigate Rosse sono state quello che sono state, in qualche modo cercheremo di capirlo tutti quanti, io sono disponibile a cercare di capire veramente che cosa sono state, quale cultura le ha mosse, quali gruppi sociali hanno operato. Ho fatto una ricerca che presenterò anche alla stampa, che si chiama Progetto Memoria, una ricerca di statistica sociale per vedere chi erano effettivamente i gruppi che hanno fatto che hanno condotto il fenomeno armato. Però devo dirle in tutta sincerità, in tutta tranquillità, che dietro le Brigate Rosse c'erano solo i militanti delle Brigate Rosse. Noi siamo una forza sulla quale si possono esprimere tutti i giudizi possibili a seconda degli orientamenti culturali, degli orientamenti politici, del tipo di analisi della società di allora e di oggi. Però siamo anche una forza che non si è fatta né coinvolgere né travolgere da avventure di tipo internazionale. Ma lei sempre questo è una strumentalizzazione? No, la strumentalizzazione non la escludo, perché nessuno può escludere di essere strumentalizzato, non posso neanche escludere che in questo momento qualcuno voglia strumentalizzare una cosa che io dico. Però una strumentalizzazione non ha nulla a che fare con l'autenticità di un fenomeno. Io dico che le Brigate Rosse, come molti altri fenomeni, sono stati un fenomeno autentico. Se qualcuno poi dietro le quinte ha fatto operazioni, giochi strumentali, tentativi d'uso, questo mi sembra sia un problema da imputare a chi lo ha fatto. Ma le BR sono finite con il sequestro Moro? Ma le BR e le Brigate Rosse sono finite in un arco di tempo diciamo sociale, sono finite perché il tipo di impostazione strategica, politica e culturale che avevano per affrontare i problemi della società italiana si sono rivelati incapaci di dare soluzioni piene, cioè, e dunque sono storicamente finite. Poi ci sono occasioni che determinano maggiormente che puntualizzano, che mettono i puntini sulle fini, ma le fini poi si trascinano anche, nel senso che dopo Moro ci sono stati anche anni molto molto duri, intensi, difficili, tragici, forse anche più tragici, perché appunto c'era ormai una grande crisi. Rivista oggi, le premesse erano giuste. Bisogna
dobbiamo va bene, allora state a sentire, scusate, poiché sto rispondendo sempre solamente a poche persone, facciamo ancora 5 minuti con voi e poi facciamo gli altri, perché io non voglio creare problemi a nessuno. Lei ha mai parlato con Mario Moretti dei problemi della gestione del delitto Moro? Perché voi stavate in carcere, sapevate quello che vi volevano fare sapere da fuori. Al professor Moro si è venuto fuori che c'è stato un certo scollegamento tra chi stava dentro e chi è stato fuori. No, non direi scollegamento, c'era proprio una totale separazione, nel senso che l'impostazione politica delle Brigate Rosse, ma di un'organizzazione armata e clandestina, ovviamente prevede che le persone che sono in carcere siano assolutamente insicure e quindi non vengono mai messe a parte dei progetti, delle azioni, neanche meno di quelle di quella porta, ecco, per cui noi non sappiamo. Allora lei può escludere che Moretti abbia avuto a che fare con i servizi segreti, però? Io di questi problemi che riguardano casomai aspetti della storia interna delle Brigate Rosse ne parlerò in una prossima conferenza stampa, chiamiamola così, in un prossimo incontro che faremo, vi dico anche dove lo faremo, che così se trovo il foglio, perché non sono ancora. Ecco, che faremo venerdì 26 alla Mondadori e risponderò a tutti questi problemi più direttamente legati alla storia delle Brigate Rosse e ai problemi che tratto anche nel libro. Cuccio, stamattina il primo desiderio oltre il cancello di Rebibbi. Primo desiderio? Di rimanere un pochettino solo. Io direi che... Senta, un'ultima domanda. Lei nel suo libro intervista dice che desidera un figlio. Pensa che sarà facile raccontargli il suo passato, la sua esperienza, raccontare il perché della lotta armata? Sì, sarà facile, perché io non ho... tutti i giorni della mia vita cerco di far sì che sia facile raccontarli, anche i peggiori. Io non voglio nascondere dei problemi della mia vita a me stesso, men che meno agli altri. Non ho il problema di dire che tutti i giorni della mia vita sono belli. I giorni della mia vita sono alcuni orrendi. Tutti i giorni della mia vita sono belli. I giorni della mia vita sono alcuni orrendi. Alcuni terribili, alcuni tragici, alcuni magnifici. Io me li porto dietro tutti e quindi penso che se un giorno avrò la possibilità, la fortuna, il caso mi aiuterà e le vicende della vita mi porteranno ad avere un figlio, certo racconterò con lui che la vita è fatta di tantissime cose, belle, brutte, orrende, magnifiche, e che non si può cercare di ridurle a degli schemi di piacevolezza. La vita è tragica e nella sua tragicità bisogna affrontarla. Oggi un genere. Dovremmo interrompere. Perché sensibili alle foglie? Cosa vuol fare con questa cooperativa? Se no non finiamo più e ci sono sensibili, un momento, scusate, questo è importante. Sensibile alle foglie è una frase che noi abbiamo raccolto da una persona in difficoltà a vivere, una persona manicomializzata che ha vissuto moltissimi anni in un manicomio e che nonostante la durissima esperienza che ha vissuto, un giorno mi ha scritto dicendo: beh, io sono ancora, nonostante questi 30 anni, 40 anni di manicomio che mi sono fatta, sensibile al dolore, sensibile alla morte, sensibile alle persone, sensibile alle foglie. E questa frase mi è piaciuta molto ai miei collaboratori e quindi abbiamo deciso di prenderla come un emblema, come un motto, perché essere sensibile alle foglie in qualche modo vuol dire essere ancora capaci di sensibilità nei confronti di chi ha problemi. La cooperativa Sensibile alle Foglie si propone di lavorare nel campo della difficoltà e quindi delle persone che hanno problemi di tutti i tipi, dalla solitudine all'handicap, all'immigrazione, al carcere, alla malattia organica, insomma, all'AIDS, alla transessualità, all'eroina. Noi stiamo lavorando con persone vere che vivono questi problemi e con loro stiamo cercando di far emergere delle esperienze poco raccontate, valorizzarle e presentarle all'incontro con un pubblico che speriamo sempre più ampio. Pensa di incontrare dei pentiti? Ce ne andiamo? Sì, perché... un minuto ancora. Sì, io non ho nessuna difficoltà a incontrare nessuno, nel senso che i pentiti sono persone che hanno fatto l'esperienza dell'abisso, un'esperienza credo difficile ad ammettere a se stessi e a raccontare agli altri. Io penso che farebbe bene anche a queste persone raccontare questa esperienza umana, non tanto quella politica o etica o morale, sulla quale penso ognuno di noi ha dei giudizi precisi. Che giudizio avete?
Beh, il mio giudizio è evidentemente, io non mi sono pentito, evidentemente il mio giudizio è chiaro, insomma. Una cosa volevo chiedermi, anzi due, una è sulla situazione politica attuale, che cosa pensi di Salvini, e un'altra è che cosa è cambiato oggi per cui lei oggi può essere libero rispetto a un anno fa, due anni fa, sei libero rispetto a un anno fa, due anni fa. La prima domanda non credo di essere in grado di risponderle, perché non sono in grado di dare una valutazione, un giudizio né equilibrato né squilibrato proprio sulla situazione attuale. L'ho letta e l'ho sentita dalla stampa, dai giornali, dalla televisione, ma non ne ho esperienza diretta. Sono, come dire, un alieno in questa società. Imparerò a conoscerla piano piano, cioè questo è un primo momento. Per quel che riguarda il secondo problema che lei pone, che cosa è cambiato nella società italiana rispetto al problema della libertà, io penso che sia cambiato qualcosa non tanto in rapporto a me, ma stia cambiando qualcosa in rapporto a un passaggio della società italiana che rende necessario, utile, auspicabile la chiusura dei resti di un periodo che socialmente è finito, che riguarda un'Italia che non c'è più e che riguarda un'Italia che non c'è più né socialmente né politicamente. E quindi deve essere soltanto un gradino, insomma. Io immagino e mi auguro che questo passaggio sia nient'altro che un gradino, anche perché la mia situazione, dobbiamo essere anche molto chiari, è di semi-libertà, cioè io non sono ancora una persona libera, sono un cittadino dimezzato, insomma. Potrà votare per il referendum? No, non ho i diritti civili, stiamo lottando anche per poter riottenere i diritti civili. Cuccio, i diritti, tutti quanti. Deve la sua semi-libertà anche all'azione del presidente Cossiga. Cosa pensa di Cossiga? Ecco. No, io devo la mia semi-libertà. Devo la mia semilibertà alle leggi italiane che prevedono per i detenuti che hanno determinati comportamenti questo istituto e devo quindi la mia semilibertà esclusivamente a queste leggi. Ringrazio tutte le persone che sono state solidali con me, che sono tantissime, sono persone senza nome, ragazzi di 13, 14, 15 anni che mi hanno scritto, come persone anziane, adulte, di mezza età, sono uomini politici di tutto il Parlamento, da Rifondazione Comunista al PDS, alla Democrazia Cristiana, ai Verdi, a tutti i partiti, quindi ringrazio tutti quelli che hanno in qualche modo auspicato la mia semilibertà, ma preciso che la mia semilibertà è dovuta solo a me, al mio comportamento e alle leggi dello Stato italiano. Al suo avvocato? Al mio avvocato certamente, per la grande capacità e per la consulenza che mi ha dato, per l'aiuto che mi ha dato a capire anche come comportarmi. Certamente. Cuccio, lei ha sperimentato il computer, ha voluto non tagliare, diciamo, il cordone con questa società tecnologica che è avanzata in questi 20 anni, telefonini cellulari, villaggio globale. Pensa che sia importante questo per una socializzazione, diciamo, un po' universale, può essere una chiave per una nuova rivoluzione, quella della tecnologia? Per me è stato importante capire un linguaggio che era nato quando io ero già in carcere. I computer sono stati inventati che io ero già stato arrestato, i computer, i personal, intendo dire. E quindi, poiché mi interesso di linguaggi e mi interesso in particolare di scrittura, ho cercato di capire un altro linguaggio e per capirlo ho dovuto cominciare a trafficare con i computer. È stata un'esperienza interessante e mi sono in qualche modo addentrato in questo linguaggio, che però per me è uno dei tanti linguaggi, come c'è il linguaggio della follia, c'è il linguaggio dei carcerati, c'è il linguaggio della stampa, ci sono molti linguaggi e quello dei computer è uno dei tanti. Va bene, adesso se quindi mi consentite di parlare con gli altri. Renato, da un luogo chiuso al barricarsi nel bagno, immediata sensazione, un po' un mondo di matti così. No, non mi sono barricato nel bagno, sono andato nel bagno qualche minuto a respirare, a fare una tecnica di respirazione per poter sopportare questa presenza a cui non sono più abituato. Fotografi prima, quando sono uscito dal carcere, e poi vostra. E quindi per essere più rilassato e più pronto possibile a rispondere alla vostra domanda. Senti, ho saputo che per strada venendo qui
una macchina si è fermata, hanno tirato giù il finestrino, qualcuno ti ha riconosciuto, ti ha salutato, hai avuto una certa accoglienza dalla gente della strada in questi pochi chilometri fatti dall'uomo libero in giro per Roma. Che impressione, anche qui in piazza c'era gente che aspettava il tuo arrivo, che impressione hai avuto immediata di questo tipo di reazione alla tua liberazione? Devo dire che sono stato accolto con simpatia già all'uscita dal carcere dai fotografi, che sono stati molto gentili, mi hanno fatto tante fotografie e che ringrazio tutti quanti, e che poi mi hanno accompagnato per i vari commissariati di pubblica sicurezza, caserme di carabinieri, con avventure insomma piuttosto divertenti. Quindi ringrazio loro, perché questo è sicuramente anche, oltre un atto professionale, un momento di simpatia, perché molti di loro me l'hanno comunicato. Poi nel viaggio ho incontrato anche persone che mi hanno riconosciuto e hanno voluto salutarmi. Sono molto grato a queste persone di questa simpatia umana che mi hanno dimostrato. Una mia ultima domanda, poi smetto, passo al collega. Hai detto che è solamente un primo passo per una lotta molto più ampia che deve portare ad allargare i provvedimenti che riguardano la libertà per i detenuti a molti altri che ancora non godono di quello che è un provvedimento adottato per pochi personaggi legati al terrorismo italiano. Sì, direi che non direi che è un primo passo. Questo istituto della semilibertà è un istituto molto particolare, che fa parte delle leggi che consentono il reinserimento dei detenuti nella vita lavorativa e sociale. Noi ci stiamo battendo poi per altra via e per altro verso sul terreno politico per poter ottenere un provvedimento che effettivamente risolva la questione di tutti i detenuti politici e anche degli esuli, cioè di tutte le persone che ancora restano di un'epoca sociale finita, sia sul piano dei comportamenti che l'avevano, dei comportamenti sociali che l'avevano generata, dei conflitti che l'avevano generata, sia sul piano politico e della cultura che sono annesse e connesse a quelle esperienze. Grazie. Questo impegno rispetto alla soluzione politica degli anni di piombo, in che modo lei lo svolgerà adesso nel regime di semilibertà? Che cosa farà di diverso rispetto alla detenzione? Di diverso non farò nulla, nel senso che questa battaglia è iniziata 6 anni fa e si è svolta in un confronto continuo con le forze politiche e con le forze culturali di questo paese. Prendo atto con soddisfazione che negli ultimissimi mesi senatori e deputati di tutti i partiti politici hanno espresso concordemente valutazioni favorevoli alla chiusura di quel periodo storico e hanno presentato al Senato una proposta di legge di indulto che noi riteniamo importante e che ci auguriamo che vada a buon fine. Curcio, lei è entrato in carcere con uno stato integro e stabile, esce dal carcere con uno stato in sfascio e in disfacimento, quindi cambierà anche non solo il suo impegno ma la risposta eventuale di queste istituzioni che non ci sono più? Io oggi non sono in grado di dare un giudizio sulla situazione della società presente. Come dice lei, io esco dal carcere e ci esco dopo tantissimi anni e penso che sia buona norma accettare la condizione di persona che è menomata nella capacità di valutazione di una situazione, di una società complessa. Quindi io prendo atto della mia sostanziale incapacità di giudizio, mi pongo all'incontro, mi auguro di capire cos'è oggi la società italiana, non lo so e quindi non saprei neanche dire cosa e come fare, cosa e come muovermi. So per quel poco insomma che posso sapere cosa posso fare io e io posso fare poche cose. Ho acquisito nel corso di questa lunga esperienza carceraria un'esperienza dei rapporti umani con le persone in difficoltà a vivere e da questa esperienza è nata l'idea di valorizzare delle culture invisibili, culture che in questa società toccano molte persone, la solitudine, l'handicap, sì, di tutte le persone che hanno una difficoltà ad affrontare i problemi della vita. E questa difficoltà si esprime tante volte anche con comportamenti che portano al carcere o con comportamenti che portano nei manicomi o con comportamenti che portano all'emigrazione
oppure con l'handicap, la solitudine, l'eroina, la transessualità, sono tutti grandi problemi che io oggi conosco direttamente perché ho vissuto con queste persone e penso che sia possibile aprire con la società italiana un discorso culturale per arrivare a delle politiche culturali più ampie di quelle che oggi ci sono. Ecco, tra le persone che soffrono ci sono anche i parenti delle vittime. Che cosa si sente di dire in questo giorno di semilibertà? Io penso che i parenti delle vittime vivano una condizione umana non risolvibile. Il dolore. Cosa vuol dire al di fuori di questa? Mi scusi, sto rispondendo. Il dolore non può essere tradotto in parole e il dolore non può essere rimediato. È una condizione quindi che legittima e giustifica qualunque opinione che un parente delle vittime abbia, a seconda della sua cultura. Ho conosciuto parenti di vittime che sentono di dovere o poter esprimere una cultura del perdono. Ho conosciuto parenti delle vittime che servano dei rancori. Ho conosciuto dei parenti delle vittime che cercano di tenersi aperti ai problemi della tragicità dei conflitti sociali. Io rispetto il punto di vista di tutti questi, anche perché per un verso molto particolare anch'io sono un parente di una vittima. La mia compagna, come tutti sapete, è morta tragicamente in un conflitto a fuoco. E per altro verso, diciamo, nel versante della mia storia ci sono morte altre 70 persone. Quindi certo un fenomeno che non vorrei venisse equivocato, che io non pongo, diciamo, su un piano preferenziale, ci sono vittime buone, ci sono vittime cattive. Le vittime sono manifestazioni della tragicità di un conflitto, che è stato un conflitto vero, autentico, profondo della società italiana e che tutti dobbiamo in qualche modo oggi cercare di capire, perché è finito ma non l'abbiamo ancora risolto negli aspetti minori, tutto sommato, la liberazione delle persone che sono in carcere, il rientro degli etuli, ma non l'abbiamo ancora risolto soprattutto nella cultura della gente, nella cultura politica di questo paese e nella sensibilità che ognuno di noi ha per la propria e per l'altrui vita. Io mi auguro di poter contribuire a lenire il dolore dei parenti delle vittime, ma sono anche consapevole del fatto che c'è una soglia di dolore che non può più essere confortata. Qual è la situazione politica oggi in carcere? In carcere attualmente è in atto i detenuti sollevano il problema del sovraffollamento. Come forse molti di voi sanno, nell'ultimo anno i detenuti sono aumentati, sono raddoppiati, mentre le strutture carcerarie sono rimaste identiche. Vi sono perciò, soprattutto nelle fasce più deboli di detenuti, gli immigrati, i detenuti diciamo in condizioni precarie, insomma, vi sono situazioni di disagio molto forti. Noi abbiamo posto questo problema alle istituzioni, l'abbiamo posto ai direttori dei carceri, l'abbiamo posto anche al ministro Conso in persona. Io personalmente nei giorni scorsi ho posto questo problema in un'assemblea di Rebibbia al ministro Conso. Insieme abbiamo posto anche un altro problema, dicendo che sì, se è vero che cause sociali determinano un aumento dei comportamenti illegali che portano la gente in carcere, per cui le carceri si sovraffollano così rapidamente, è anche vero che negli ultimi tempi sono state congelate delle leggi dello Stato italiano che avevano dato un esito confortante e sostanzialmente positivo, come la legge Gozzini. Questa legge consentiva a molti detenuti di uscire in semilibertà, come sono uscito io in questo momento, o di avere altre possibilità di inserimento nella società esterna e quindi di iniziare carriere diverse da quelle carcerarie e carriere diverse da quelle con cui erano probabilmente entrati nel carcere. Noi abbiamo posto questo problema. Perché questa legge, che aveva dato dei risultati positivi, i cui risultati negativi erano tutto inferiori alle più pessimistiche previsioni del legislatore, perché questa legge è stata congelata? Ci è stato risposto che uno dei motivi per cui è stata congelata
è che l'Italia attraversa una fase molto difficile e che l'opinione pubblica è particolarmente scontenta e che quindi i carcerati, è bene che stiano in carcere, insomma, è molto difficile fare delle politiche a favore di queste figure sociali. Io mi auguro che questo modo di affrontare la questione venga rivisto, perché sono convinto che la possibilità di mettere le persone che hanno compiuto dei reati in condizioni di vivere un'altra vita è una condizione non solo di civiltà, che è un luogo comune, voglio dire, una parola che si spende più per demagogia peraltro, ma in condizione di ricostruire delle vite. E se il nostro scopo è effettivamente pensare a una società che va verso dei comportamenti sociali di pace, dei comportamenti sociali meno conflittuali, per favorire questi percorsi, quindi mi auguro che la legge Gozzini sia riaperta. Curcio, a che ora è iniziata questa giornata e come si era preparato a viverla? Pronto? Ma non adesso. Questa giornata è iniziata per me alle 11.25, quando mi è stato comunicato questa mattina che il magistrato di sorveglianza aveva accolto il piano di trattamento e che quindi avrei potuto uscire, sempre che qualcuno mi venisse a prendere, perché altrimenti mi sarei perso e probabilmente sarei stato sopraffatto. È venuto il presidente della cooperativa Ludovico Basini e la nostra socia Lidia Reghini di Pontremoli. Qual è stata la sua primissima impressione quando è uscito, quando ha sentito il rumore metallico del portone del carcere chiuso all'esterno? È stata un'impressione insieme di tristezza, di grande tristezza, di amarezza e di gioia, una sensazione molto contraddittoria, di tristezza per tutte le persone, i miei compagni, i miei amici, persone con cui avevo fatto 10 o più anni di carcere insieme, che rimanevano in carcere, e di gioia per questa nuova vita che si apriva. Curcio, ci sono migliaia di voce nel suo lavoro, lei in questi anni ha portato avanti un lavoro di ricerca, di analisi sul fenomeno degli anni del terrorismo in Italia, che ha migliaia di voci come forse nessuno in Italia. Lo Stato non ha a disposizione informazioni e elementi come la ricerca che lei sta seguendo. Questo materiale a cosa è destinato? A quelli che saranno i passi finali per chiudere analiticamente, comprendendo... Sì, questo è un contributo che io ho voluto dare a me stesso prima di tutto, e quindi un po' egoisticamente, e poi spero a tutta la società italiana che apprezza questo genere di lavori, un contributo per capire che cosa avevo fatto io, chi ero io e chi eravamo sostanzialmente noi. Poiché si parla sempre del fenomeno armato con linguaggi molto politici e spesso molto arcaici, se ne parla oggi col linguaggio di ieri, io ho voluto cercare di vedere chi erano queste persone che insieme a me hanno fatto questa storia, e quindi da sociologo, utilizzando dei modelli computerizzati, ho costruito un progetto che si chiama Progetto Memoria, che presenterò alla stampa appena sarà pronto, penso in autunno, che rianalizza tutti gli inquisiti per banda armata o per associazione sovversiva. Mi sono preso gli atti giudiziari di tutti i processi dal 1969 al 1989, 20 anni. È in grado di dire quanti sono le persone che in qualche modo sono state coinvolte in quel processo? In per la parte di analisi che ho svolto io finora sono circa 6.000. Le persone inquisite per banda armata. La testa, sulla testa. Ma mancano i comportamenti delle persone inquisite per banda armata della destra, delle quali io non ho potuto occuparmi e non avevo né i mezzi economici né le strutture proprio, diciamo, le fonti. Le fonti no, perché ci sarebbe stata una collaborazione, certo, da parte di questi tenuti. Ma queste sono ricerche che in qualche modo implicano dei computer e dei mezzi. Io ho lavorato in totale povertà, cioè non ho soldi, non ho mezzi, e quindi ho dovuto pagare un operatore al computer con una piccola borsa di studio che ho organizzato chiedendo in giro a delle persone una disponibilità, però non potevo permettermi di più e non ho potuto allargare. Questa ricerca però analizza questo e dirà: di ogni organizzazione ne abbiamo analizzate 135, cioè su 600 sigle, che però sono sigle, abbiamo organizzato, di ogni organizzazione dirà tutti i dati caratteristici, quando è stata
è nata, quando si è sciolta, quali sono le sue tappe fondamentali, i documenti che ha prodotto, gli inquisiti, i morti che sono attribuiti a questa organizzazione e i morti di questa organizzazione. Di ciascuna di queste persone morte verrà data poi una biografia che consenta di capire effettivamente chi erano, come sono entrate nel fenomeno armato oppure come sono morte in questo tipo di conflitto. Di ogni organizzazione verranno poi dati tutti i dati statistici salienti, cioè scolarizzazione dei componenti, sessi naturalmente, quanti maschi, quante donne, attività lavorative svolte. Ci sono circa 25 categorie, per cui è una distinzione molto analitica, operai, artigiani, insomma tutte queste cose qua. Tipi di reati a cui sono stati condannati, comportamenti finali, cioè accettazione o meno della legge sul pentimento o sulla dissociazione, in modo da fornire un quadro il più ampio possibile. Senta, ma che fine hanno fatto queste 6.000 persone? Queste 6.000 persone sono tutte ormai nella società, reintegrate nella società italiana. Questa è una domanda molto interessante, perché consente di vedere come questo fenomeno sia finito non solo nei conflitti che lo hanno generato, nella cultura che aveva, nelle scelte politiche che sono state fatte, cioè, ma sia finito anche dal punto di vista carcerario. Di queste 6.000 persone che sono passate nelle carceri italiane, per non parlare di quelli di destra, quindi arriviamo ancora di più, e per non parlare di comportamenti leggermente minori alla banda armata, che però sono poi passati in carcere, e qui arriviamo a cifre di 14-15.000 persone, no? Ecco, tutte queste persone sono fuori. In carcere restano attualmente circa 200 persone, e di queste persone la metà ha degli ergastoli, è condannata alla pena di ergastoli. Ora voglio farvi presente però che la stragrande maggioranza delle persone condannate alla pena dell'ergastolo, diciamo l'80% per fare delle cifre, è fuori, nel senso che si avvalsa della legge sui pentiti oppure sulla legge, della legge per la dissociazione. Avvalendosi di queste leggi, il reato, diciamo, del ragazzo è stato derubricato e i loro comportamenti quindi sono stati più facilmente risolti. Curso, una battuta per chiudere. Io vorrei però dire una cosa sola a questo riguardo, che su questi problemi, in modo più particolare i problemi che riguardano un po' la storia italiana come l'ho vissuta io di questi anni, farò un incontro con la stampa, con tutti quelli che saranno interessati a farlo, alla sede della Mondadori venerdì, quindi cioè lì potremo affrontare più a fondo dei problemi che in questa circostanza non è il caso casomai di affrontare. 7 aprile 93, rinasce Renato? Sì, rinasce Renato Curcio, perché amo pensare la vita come un insieme di morti e di rinascite, in modo discontinuo. Mi porto dietro ogni giorno della mia vita, mi porto dietro le cose più orrende che ho fatto, le cose più belle, gli amori e le tristezze. Me li porto dietro tutti, ma questo non significa che ci sia una continuità in tutte le cose che si fanno. La vita ha tante tappe, io ne ho vissute tante, quella del movimento degli studenti di Trento è una, quella del movimento, diciamo, extraparlamentare è un'altra, quella delle Brigate Rosse è un'altra, quella del carcere degli ultimi anni è un'altra ancora, e quella che inizia oggi è un'altra ancora. La vita è fatta di tutte queste cose per me, ma penso che per ognuno di voi è fatta delle stesse cose. È vero che hai espresso il desiderio di avere un figlio? Ma io penso che sia un bellissimo desiderio. Io purtroppo in tutti questi anni ho potuto amare intensamente tante persone, ma non ho potuto vivere una vita piena anche dal punto di vista dell'esperienza della paternità. Penso che sia un'esperienza che mi piacerebbe fare, ma non è che lo pongo come un imperativo alla mia vita, perché queste sono cose che o succedono o non succedono. Mi auguro, diciamo così, che a me succeda questa possibilità. Senta, che cosa penserà questa sera quando rientrerà in carcere? Cosa penserà di questa giornata? Che è stata una bellissima giornata, sarò piuttosto stanco, per cui mi dovrò fare un paio di mezz'orette di respirazione per riportarmi alla tranquillità. Curcio, tra un po' ci saranno i referendum, lei può votare? No.
non posso votare, ma francamente su queste questioni non saprei esprimere un giudizio sereno, ma proprio perché sono un carcerato da troppi anni. Renato, scusa, non posso, cioè, tu puoi colleghi che sono assolutamente maleducati. Abbiate anche pazienza, tenete presente, io sono poco abituato ad affrontare. Ma dopo 10 fotografie, 20. Se mi consentite, visto che c'è una pausa, vorrei anche dire una piccolissima cosa che penso sia di interesse comune di tutti quanti. C'è oggi in carcere ancora a Rebibbia un mio compagno di storia, insomma, delle Brigate Rosse, che versa in gravissime condizioni. Si chiama Prospero Gallinari e ha avuto due infarti, ha dei bypass al cuore ed è veramente in condizioni di salute assai gravi. Negli ultimi giorni, proprio il giorno precedente al giorno che io sono uscito da Rebibbia G8, ha avuto un ulteriore aggravamento, un'ischemia, insomma, in termini tecnici, che ha consigliato il suo ricovero al Policlinico Gemelli. È stato al Policlinico Gemelli, lì gli sono state fatte tutte le analisi del caso con molta perizia e naturalmente si è verificato che il suo stato di salute è particolarmente grave. Io voglio solo dire questo: mi auguro che un giudizio relativo agli anni 70-80 di tipo politico non sovradetermini la valutazione di una situazione che riguarda una persona. Le persone non sono di destra, di sinistra, quelle che hanno fatto questo o quelle che hanno fatto questo, sono persone, vanno accolte, accettate e viste per quello che vivono in taluni momenti della loro vita. Oggi Prospero vive una situazione di grande difficoltà. Mi auguro che ci sia la serenità per potergli consentire di affrontare questo suo stato di salute in condizioni diverse da quelle del carcere. Curcio, lei è stato in carcere 17 anni e molti di questi nelle carceri speciali. Come ha mantenuto la sua integrità mentale? Intanto bisogna vedere se l'ho mantenuta, perché bisogna vedere se l'ho mantenuta. Poi devo dire che l'unica cosa che ho fatto in tutti questi anni è cercare di restare il più possibile vicino a me stesso, alla mia spontaneità, al mio modo di sentire e di vivere la quotidianità. E quindi ho accettato i giorni che mi venivano senza pormi troppi problemi di quali sarebbe stato poi l'esito il giorno dopo. E questo mi ha consentito di vivere in rapporto di comunità molto intenso con le persone con cui vivevo. E vivere un rapporto di comunità è sempre una energia, una forza che fa bene, una forza d'amicizia. Moltissimi di queste persone con cui ho vissuto le ho perse negli anni e nel tempo, però mi hanno lasciato ognuna, nei giorni che abbiamo vissuto, quella forza per arrivare fino a qui. Va bene. Abbiamo finito? Sì. Grazie.